Siamo con Roberto Riga, assessore uscente della giunta di Massimo Cialente e candidato al consiglio comunale con la lista di API. Non è capolista. Avete No. scelto una strategia diversa. Abbiamo voluto lanciare un segnale chiaro alla città, non mettendo nessun capolista. Il capolista è Alake, una ragazza candidata, appunto perché la lettera A, e quindi abbiamo seguito l'ordine alfabetico. Abbiamo voluto lanciare questo segnale per non dare nessuna identità, per non dare nulla. Alleanza per l'Italia si pone in maniera nuova, ha candidato nella lista giovani professionisti e giovani donne che sono impegnate e vogliono impegnarsi a fianco di Cialente per dare un segnale nuovo e diverso alla città dell'Aquila. Ci sono 14 donne presenti nella lista di Alleanza per l'Italia ed è il segnale bello, ci sono moltissimi giovani, anche candidati giovanissimi, 23 anni, che vogliono portare l'entusiasmo, la volontà e anche la garanzia di dare segnali nuovi, diversi della politica. E noi vogliamo fare proprio questo. Che campagna elettorale è? Il sindaco va avanti con una forza in che lui dice, io sono l'unico che dall'8 maggio sa quello che si deve fare. Ma decisamente noi che siamo al governo di questa città sin dal momento del terremoto è chiaro che abbiamo affrontato momenti difficili, durissimi e abbiamo anche la chiarezza e la capacità di individuare immediatamente la strada da seguire subito dopo le elezioni del 6-7 di maggio. Quindi abbiamo anche la lucidità di capire e di pensare le cose che si devono fare. Adesso già abbiamo ottenuto un grande risultato dal governo che ci ascolta e dà segnali importanti alla città, al punto che ha voluto eliminare i commissari finalmente e ha voluto restituire alla governance locale, quindi al territorio, le decisioni importanti. Ecco questo, noi vogliamo farlo insieme ai cittadini, insieme a tutti quanti gli aquilani per ridare la disponibilità di una grande città che si ridetermina come capoluogo di regione, ma soprattutto una grande città che ridetermina una rinascita forte, chiara e trasparente. Numericamente, che impressione avete? API sarà il secondo partito al di là del PD, il primo partito? Come andrà? Ma io ringrazio per tutti gli auspici fatti. E noi vogliamo raggiungere un buon risultato e tutti i candidati sono intenzionati, c'è una bellissima squadra, è una squadra che prende decisioni in maniera collegiale, sono tutte persone entusiaste di partecipare, di raccogliere consensi, di avvicinare i cittadini aquilani. La volontà, la capacità è quella di riuscire a dare un segnale forte, un segnale di identità nuovo. Una fase diversa della politica, quella del coinvolgimento cittadino, la grande partecipazione e delle decisioni assunte insieme. Non ci deve essere una decisione verticistica, ma le decisioni assunte insieme per dare segnali chiari, trasparenti e anche immediati ai cittadini. I cittadini oggi ci chiedono concretezza, ci chiedono chiarezza e chiedono risposte immediate. Noi, con Alleanza per l'Italia, ci candidiamo a fare questo. Lei è pronta a rifare l'assessore? Se dovesse esserci la possibilità di rifare l'assessore, chiaramente a me farebbe un immenso piacere continuare questa esperienza. Ho maturato una bellissima esperienza, con grandi ansie, anche con grandi diciamo, difficoltà, però la disponibilità a seguire una strada, soprattutto a guidare una fase importante nella prossima legislatura, si guida una fase importante di rinascita della città, di ricostruzione vera, pesante e di quello che si deve determinare nella fase successiva. E noi dobbiamo essere protagonisti di questo cambiamento, ma non solo chi sta al governo, ma soprattutto i cittadini che aiutano il governo a determinare queste grandi scelte. Grazie. Arrivederci.